stiamo stabilizzando, quindi è solo una manovra tecnica. Ok. Quando ho letto la graphic novel e mi sono innamorato di questa storia, la prima cosa che ho pensato è stata questa. C'è uno spazio perché io mi possa inserire e possa dare la mia versione? Su! Cercando di non tradire quello che era lo spirito del racconto. Era chiaro che non avrei mai dovuto e potuto semplicemente trascrivere quello che già Gipi aveva raccontato meravigliosamente, e quindi, prendendo spunto già dal suo lavoro, ho però cercato di rendere questa storia mia. Io non mi perdono più. Il tema del film è enorme, ma è anche semplicissimo. Stiamo parlando dell'umanità che sta per terminare, si sta estinguendo. Non si capisce perché, ma si può immaginare, insomma, è abbastanza metaforica. C'è un mondo ostile dove i figli non sanno leggere quello che scrivono i padri e i padri riescono a interpretare poco quello che desiderano i figli. Nel momento in cui ho letto la graphic novel, ho immediatamente visualizzato il Delta del Po come il teatro della nostra storia. Il Polesine, soprattutto tutte le lagune in cui stiamo girando, sono di una bellezza crepuscolare. Il mondo distopico che Claudio Cupellini voleva raccontare è già lì, quando arrivi. Questo sole è fatto benissimo, è scenografato, è incredibilissimo. Da piccolo dicevo ai miei genitori: mamma, papà, un giorno farò un film in cui sarò in una terra distrutta e ammazzo la gente e mi ritrovo qua. As a cinematographer, I have a great chance to do powerful images because we are always out in the nature in a very exciting location. Era un po' che non mi capitava a me di incontrare anche un film girato in posti incredibili, con la messa in scena, dalle scenografie ai costumi, a trucco e parrucco. Aiutano molto ad entrare nella suggestione. Il lavoro di costume e trucco, ma anche il lavoro come scenografia e fotografico, sono stati fondamentali perché noi dovevamo ricreare una realtà. Lo stesso Daniele Frabetti, lo scenografo, ha creato un mondo dove non la faceva da padrone come si sarebbe potuto immaginare il legno. L'assunto è stato: tra 30 anni cosa rimane della nostra civiltà? Rimangono i nostri rifiuti, la plastica, il metallo. Per noi è stata anche un po' una sorpresa e una sfida riuscire a costruire in mezzo all'acqua, tenendo conto delle alte maree, tenendo conto delle piene dei fiumi. È stato un lavoro particolarmente difficile, dove poi ci sono stati degli sforzi produttivi piuttosto importanti, perché durante le nostre riprese non ci siamo fatti mancare niente. Il fango fino alle ginocchia non è stato di aiuto, però rendeva il tutto più credibile. Meglio così, grazie fango. Ci troviamo a dover recitare in condizioni a volte veramente difficili, a contatto con la natura, a contatto con i cambiamenti climatici che ci hanno travolto. Quindi è tutto molto vero. Non c'è una scena che non mi abbia messo in difficoltà, sono esausta. Però, insomma, quando stai dentro a un film così è anche piacevole poi veder cambiare le cose. Insomma, abbiamo avuto molte difficoltà, però durante le nostre riprese sentivo il cuore che batteva molto forte e batteva di gioia.